Ciao ragazzi, oggi siamo a Verona. Voi direte, cosa ci farà a Verona con una pentola in mano? Beh, andiamo a intervistare la gente e magari gli facciamo delle domande sulle ricette tipiche veronesi. Secondo voi la gente è preparata? Ora ve lo diremo subito. Cucina, la domanda di oggi è, siete pronti? Come si prepara o con che ingredienti si prepara la peara tipica veronese? Lui lo sa. Attenzione, lo sa. Attenzione, pensaci pure. Allora, sicuramente c'è pepe. Pepe, esatto. Grana. Grana, esatto. Pane grattugiato, esatto. Ti aiuto io. C'è un ingrediente che inizia per la mia e finisce con il dollo. Midollo, attenzione, l'hanno indovinato. Allora, hai vinto un nostro gadget. Attenzione, io apro. Pescherai, ce ne sono tantissimi, pescane uno, ok, bellissimo. Sì, no, guarda pure. No, quella, bravissimo. Attenzione, cosa ha vinto? Mostra cos'è. Per il miele, quindi questo qua è un bellissimo gadget. Puoi dire il nostro saluto che è questo. State con noi. Sei pronto? 1, 2, 3. State con noi. Grazie ragazzi, cucinare. Allora, la domanda di oggi è tipica della cucina veronese. Cos'è il tastasal? È un impasto fatto con l'impasto che si usa per fare i salami. E perché si chiama tastasal? Perché una volta era il sale che è il conservante. Signori, ha indovinato, si assaggiava per sapere se l'impasto era buono. Allora, avete vinto un nostro gadget, quindi se volete io apro il coperchio, pescate un gadget a piacere. E quello lì è uno di quelli lì. Sì. Certo, per voi, questo è un omaggio a voi e se vi va salutiamo il nostro canale con State con noi. Siete pronti? 1, 2, 3. State con noi. Grazie ancora. Allora, abbiamo trovato i nostri terzi concorrenti di oggi. Allora, la domanda è inerente alla cucina veronese. Siete pronti? Non è difficile, vi aiuto io. Attenzione, siamo pronti. Allora, ditemi intanto il nome di due piatti tipici veronesi. Pensateci un attimo. C'è tempo? Allora, vi aiuto. Tipo d'inverno, quando fa freddo, si mette a bollire della carne e si mangia con una salsa, col pan grattato, il pepe. Si chiama è bollito con la peara. Attenzione, addirittura in inglese peara. Attenzione, bravissimo. Quindi il bollito con la peara. Secondo piatto. Abbiamo tipo risotto con tastasal. Bravissima, il risotto con tasta. Ma ragazzi, cioè, sono preparatissimi i nostri concorrenti, veramente ma una valtellinese o una milanese che conoscono la cucina veronese in un modo così eccellente, che meraviglia. Allora io direi, pescate il nostro, magari la pentola, quello che c'è dentro. Signori, pescate un gadget di quelli lì. Brava! Non sei l'unica! Toscatene pure il vostro. E allora, se vi fa piacere, salutiamo con il nostro saluto, che si fa così. 1, 2, 3, state con noi. Pronti? 1, 2, 3, state con noi! Abbiamo trovato un altro concorrente preparatissimo, perché mi stava raccontando di tutte le ricette tipiche veronesi. Un macello, bravissimo. Allora, sei pronto? Adesso ti faccio una domanda difficile. Sai cucinare? Me la cavo. Se la cava, attenzione. C'è un risotto tipico a Verona che si fa con un vino molto molto buono. Pensaci un attimo, è un vino rosso, ce l'hai. Attenzione ragazzi, ha una possibilità, Sei pronto? Sì. Risotto con l'amarone. Risotto con l'amarone. Applauso da dietro, senti come battono le mani. Bravissimo. Allora, direi, hai vinto. Partiamo a farti pescare un nostro gadget. Attenzione, non pescare il gadget che pescherebbero tutti, perché dentro c'è... Pescane uno, no, bravo, cioè uno di quelli, no, un altro, bravissimo quello lì. Okay. Che quello... Allora, ascoltami, se vuoi, okay, ci salutiamo con il nostro saluto, che è state con noi. Dobbiamo puntare il dito e fare così. Sei pronto? Sì. Al mio tre, 1, 2, 3, state con noi! L'abbiamo ricercata perché l'abbiamo rincorsa, ti hanno rincorso, eccoci qua, siamo pronti. Cucina regionale italiana. È la tua specialità. C'è un piatto in particolare che ti piace cucinare? La polenta.
Attenzione, attenzione. Allora, adesso ti faccio una domanda. Se rispondi bene a questa, vinci tutta la pentola. No, scherzo. Vince quello che c'è dentro. Attenzione. Vai. C'è un piatto veronese. Ti aiuto, aiuto. C'è un piatto veronese che si chiama pastissada. Attenzione, si accettano consigli da fuori. Guarda pure il nostro pubblico se vuoi. Ok. La pastissada si mangia con la polenta. Ed è fatta, viene chiamata pastissada di cavallo. Attenzione, attenzione, ho sentito giusto, vero? Voce alta. Cavallo. Un attimo, che alla giuria, un attimo. Applauso, signori! Pastissada di cavallo! È giusto! Complimenti. Allora, hai vinto un gadget a caso, quindi attenzione, ce n'è uno bellissimo che quello non vale, ce n'è uno bello. Attenzione! Quello bello. No, quello. Ecco. Dai, vado. Beh, bellissimo. Allora, adesso dobbiamo fare il nostro saluto. Sei pronta? Il nostro saluto è questo. 1 2 3 e a voce proprio, state con noi. Il dito all'indice che punta alla tele. Sei pronta? 2 3. State con noi! Grande! Grazie di cuore. Grazie mille e complimenti per la risposta. Le sa tutte. Le sa tutte. Le sa tutte. Grazie ragazze. Un bacione, grazie. Grazie, arrivederci. Ciao, grazie ragazze. Un risotto tipico che si fa con un vino rosso tipico qua. Il risotto con la... Sì, ma c'è un vino buono qua, un vino rosso. No, un vino rosso qua buono. Amarone, attenzione, ho sentito... L'amarone di Verona. No, signori, ha detto amarone. Ha vinto. Allora, ha vinto un altro cucchiaino. Un altro che consegna a casa e ci pubblicizzi, no? Allora, attenzione. Adesso... Bus 11, se qualcuno ci vede, mi raccomando. Via Galvani, dobbiamo andare. Qualcuno aiuti, via Galvani. Grazie mille ancora. Se le vedete girovagare, per vero, non sapete cos'è? Via. È da stamattina che sono in giro. Allora. E allora, facciamo una cosa. Vi accompagno, andiamo, dai, andiamo. Ci vediamo dopo, noi andiamo, venite, dai, andiamo. Andiamo. Si chiama pastissada. Avete messo per la pastissada? No. Allora, c'è questo piatto che si cucina in umido, generalmente, e si mangia con la polenta. Viene chiamato la pastissada de... Attenzione, vi aiuto io adesso, mettiamo... accettati i consigli. Coniglio, attenzione, inizia con la C, però ci siamo. Attenzione, ripetiamo. Pastissada de cavallo. Signori, ha fatto giusto, pastissada de cavallo. Perfetto, allora avete vinto. Adesso vediamo cosa pescate, siete pronti? Una cosa dolcissima. Prendetene uno a testa. Prego, prego, solo per voi, guardate che dolcezza questo, cos'è? Un raccoglitore per il miele, un cucchiaino da miele e se volete, se ci state, salutiamo con il nostro motto, che è semplicemente 1, 2, 3, state con noi. Siete pronti? Al mio 3, 1, 2, 3, state con noi. Vi ringrazio, Black and White TV, seguiteci anche per vedere tutte le interviste. Cucina regionale italiana oggi, ok? La matriciana, e questa la conoscete? Ok, si fa con la pancetta oppure il guanciale? Attenzione, subito risposta. Il guanciale. Perfetto, un applauso ragazze, guanciale, giusto. Allora, avete vinto un gadget che adesso pescate, ce ne sono tanti. Non pescate quello più bello perché ce ne sono anche di più belli. Okay. Guardate, ce n'è uno bellissimo. Gli altri? Questi? Sì, uno di questi. No, brava, non sei l'unica. Però è bello perché tutti vanno a pescare subito quello. Anche tu uno, è stato bravissimo anche tu. E se posso chiedervi di piacere, salutiamo con il nostro saluto. Che è 1, 2, 3, state con noi con l'indice puntato così. Siete pronti? Semplice. 1, 2, 3, state con noi. Grazie ragazzi, ci vediamo. Gentilissimo, ciao. E complimenti per la risposta subito così. Bravo. Bravissimo.